Nell'estate 2020 chi frequenta il Parco Nazionale Gran Paradiso non deve rinunciare agli appuntamenti culturali, perché torna Gran Paradiso dal vivo, festival del teatro in natura, ideato e promosso dal parco con il patrocinio della città metropolitana. Alla rassegna, affidata a compagni di viaggio e diretta da Riccardo Gili, partecipano artisti e compagnie provenienti da tutta Italia e anche dal Madagascar. L'emergenza sanitaria non ha fermato un festival che si svolge completamente nell'ambiente naturale, dal 27 giugno al 19 luglio, proponendo spettacoli ad Alpette, Ceresole Reale, Locana, Noasca, Ribordone, Ronco Canavese, Sparone e Valprato Soana. Tre le sezioni, teatro, natura, senza quinte e sipario, questo parco è uno spettacolo. Si comincia sabato 27 giugno alle 16.30 al Parco Aventura, le vie del Lupo, nell'area camper Nusiglia a Locana, con lo spettacolo Grande Foresta di Inti, nel quale la compagnia pugliese presenta la storia di un villaggio di un qualunque sud d'Italia, dove gli alberi scompaiono e con loro anche chi li abita, uomini e lupi. Questo festival nasce da un sogno 3 anni fa, che era quello di poter non solo raccontare la bellezza della natura, ma far sì che le persone provassero delle emozioni in natura. E quindi spettacoli all'alba, al tramonto, miti e racconti che fanno rendere le persone partecipi di quanto sia importante tutelarla e proteggerla. Gran Paradiso dal vivo è un'esperienza che è al terzo anno e devo dire che quest'anno è proprio un anno particolare, perché l'inizio di questa manifestazione coincide un po' con l'apertura dei teatri. È un teatro più aperto del nostro, direi che non c'è, quindi una manifestazione con spettacoli all'aperto, in natura, nella meravigliosa cornice del Parco Nazionale del Gran Paradiso è veramente una possibilità straordinaria. Aggiungendo il fatto che gli spettacoli sono a ingresso gratuito, quindi veramente la possibilità per tutti di vedere un teatro straordinario, proprio degli eventi, perché nel momento in cui fai uno spettacolo nella natura unisci la straordinarietà del teatro con la meraviglia di questi spazi che poi danno un gusto, un piacere che magari la sala teatrale non ti dà. Non mi resta che dirvi di esserci, perché è veramente la possibilità di uscire dalle nostre case e immergersi nella meraviglia.